Ci si, si diverte, si canta e si balla sul palco del Teatro Titano. Sono oltre 400 gli artisti arrivati da tutto il mondo per sfidarsi a suon di note e arrivare a rappresentare San Marino all'Eurovision 2022 in programma Torino. Per i primi tre classificati, in palio fino a 7.000 euro, mentre tutti i primi nove gareggeranno in finalissima contro altri nove big italiani invitati da Media Evolution. Questa è una novità assoluta in Repubblica per come. Eh, diciamo così, stiamo portando avanti per la prima volta una selezione, preselezioni, selezioni, finale, finalissima. E quindi, voglio dire, è una sfida nella sfida, no? Ed è un modo per far conoscere San Marino a tantissimi artisti che magari prima da questo punto di vista non lo conoscevano. Quindi la vera sfida, prima di tutto, è questa. Oggi si è conclusa la prima sessione, mentre la seconda si svolgerà dal 3 all'11 gennaio. Appuntamento a febbraio per la finalissima, ma c'è ancora tempo fino all'8 gennaio per iscriversi. Intanto sentiamo alcuni dei cantanti in gara. Il teatro è molto carino, crea un'atmosfera veramente intima. Però mi sono davvero divertita e liberata anche perché dopo tanto che non si canta ogni piccola... Esibizione ti ridà il brivido. Rappresento San Marino, sono cittadina sammarinese e questo concorso mi ha dato l'opportunità finalmente di partecipare a un contest in cui io credo con tutte le forze perché secondo me noi trasmettiamo tramite il corpo, tramite la nostra voce. E io, in primis, non sono semplicemente quello che indosso, ma sono quello che porto dentro. All'Eurovision, poi se ne vedono di tutti i colori, nel vero senso della parola. Siamo qua con... Nano War of Steel è la prima volta per loro al concorso Una Voce per San Marino, appunto un gruppo già diciamo affermato, come mai avete scelto di venire qua? Vogliamo portare all'Eurovision il valore della bellezza sopra la bravura musicale. Un aggettivo per San Marino? Bella!